Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo come ogni lunedì dopo l'appuntamento del COC, del Centro Operativo Comunale, durante il quale facciamo il punto della situazione della settimana. Partiamo con i numeri: sono 52 rivaltesi positivi al Covid-19, 548 quelli che hanno concluso o hanno in fase di svolgimento il loro isolamento fiduciario o un periodo di quarantena, e 7 i rivaltesi deceduti. Siamo entrati da oggi nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, una fase che richiede un aumento ancora maggiore della nostra responsabilità individuale, una fase in cui molte attività economiche e commerciali hanno ricominciato la loro attività. Cosa vuol dire per Rivalta fase 2? Quattro punti sostanzialmente. Il primo, l'obbligo di indossare le mascherine quando si entra in locali pubblici al chiuso e quando non siamo in grado di garantire la distanza interpersonale di un metro. Il secondo elemento è la riapertura della collina morenica e del parco del Sangone per poter svolgere attività fisica, camminate e passeggiate e corsa. Anche qui è importante rispettare la distanza di un metro per le passeggiate e di 2 metri per quando si svolge l'attività fisica. Il terzo elemento è la possibilità per i ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie di effettuare l'asporto secondo gli orari che gli stessi decideranno, e il quarto elemento è che riaprono librerie, cartolerie, abbigliamento e calzature per bambini e negozi di toilettature per animali. Da mercoledì, e questa è una notizia che diamo perché è molto richiesta, è stata molto attesa da parte dei rivaltesi, riaprirà il cimitero. Riaprirà con i consueti orari dalle 8.30 alle 18, da lunedì alla domenica. Anche in quel luogo, così caro a tanti di noi, sarà importante rispettare la distanza di sicurezza ed evitare il formarsi di assembramento, ma siamo sicuri che i rivaltesi rispetteranno queste semplici regole. In comune invece non cambiano le regole, si potrà accedere sempre solo su appuntamento, che potete prendere inviando le mail o telefonando ai numeri consueti del comune, e si potrà accedere anche in comune, essendo un luogo pubblico al chiuso, indossando ovviamente la mascherina. Per quanto riguarda le mascherine, abbiamo concluso la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie al cui interno risiedeva una persona con più di 65 anni. Sono stati circa 4.000 i nuclei familiari coinvolti, un buon numero, un'operazione che è stata possibile grazie alla collaborazione dell'AUSA, della famiglia Rivaltese, del Comitato Pasta, associazioni che ci stanno supportando in questa emergenza. Comincerà nei prossimi giorni un secondo giro di distribuzione di mascherine, questa volta rivolta a tutta la popolazione. La distribuzione avverrà anche qui man mano che le mascherine arriveranno in comune. Siamo un paese di 20.000 abitanti, non sarà una consegna immediata e semplice, ci occorrerà del tempo, e anche per questa occasione ringraziamo lo straordinario impegno delle associazioni di volontariato che insieme a noi stanno cercando di dotare i rivaltesi del maggior numero possibile di dispositivi di protezione individuale. La comunicazione del lunedì finisce qui, vi do appuntamento a giovedì alle 11 per la diretta invece con il sindaco sulla nostra pagina Facebook. Buona giornata a tutti.